La campana del camino da Agnone a Termoli, dal cuore della fonderia pontificia Marinelli, dove è stata forgiata sino alla donazione al Vaticano al Santo Padre. Il percorso raffigura l'unione tra terra e mare e rievoca il mito della campana di Santa Caterina, affondata nelle acque prospiacenti il Castello Svevo. La campana è il punto di riferimento di ogni comunità, così il presidente Roberti. Stiamo mettendo giù un progetto che è quello di partecipare a questo giubileo attraverso la fonderia Marinelli, ma soprattutto dare anche il riscontro ad una leggenda che si racconta che la campana di Santa Caterina sia stata rubata dai turchi e quindi che questa campana si sia dispersa in mare e quando c'è il maltempo, se si va in un posto particolare di Termo, si sente suonare questa campana. È un po', come dire, un po' la fede, un po' l'idea di creare qualcosa di mistico e iniziamo il nostro percorso verso questo giubileo. Il tragitto sarà toccato da diverse tappe, dopo Agnone, Trivento, Roccavivara, Santuario Maria del Canneto, Monte Falcone, Castelmauro, Acquaviva, Colle Croce, Palata, Monte Celfone, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli. Ma è sicuramente un impegno turistico in primis, perché noi dobbiamo sì creare questo percorso, ma questo percorso dovranno fare i turisti insieme al racconto di questa campana, di questo racconto storico. La leggenda poi diventa storia, però è la campana che però ha fatto sempre parte della vita dell'uomo. Il progetto coinvolge la Regione Molise e l'azienda autonoma di soggiorno e turismo della regione. L'obiettivo è questo, quello di muovere un territorio, muovere una regione che possa ritrovare e che ritroverà senz'altro la motivazione per impegnarsi sempre di più per portare avanti iniziative a tutti i livelli, a livelli privati, a livelli pubblici, a livelli economici, in modo tale che vi sia una prospettiva di speranza per il futuro.